Salve, sono Riccardo Brizzi e in occasione dei cantieri Sisco di Modena ho coordinato il panel sulla storia, le istituzioni e gli attori del calcio italiano. Ancora all'inizio degli anni 70 Pierpaolo Pasolini e i suoi scritti corsari presentava il calcio come l'ultima rappresentazione sacra del mondo contemporaneo. Nel corso dei 45 anni successivi il calcio ha senz'altro consolidato la propria centralità all'interno della società, del mondo dell'economia, dei media italiani, ma a questo protagonismo non ha corrisposto un uguale interesse da parte della storiografia, che raramente si è interessata di calcio. Esistono dei lavori significativi a partire dagli anni 2000, il pionieristico Storia sociale del calcio italiano di Papa e Panico, ma diciamo la storiografia italiana è rimasta piuttosto disinteressata a questo tema, al punto che i due principali studi sulla storia del calcio italiano sono opera di autori stranieri. Penso a Fabien Archambault con Le contrôle du ballon e a Calcio di Jean Foucault. Raramente si è misurata una distanza, uno iato così ampio tra una pratica così presente e così importante per un numero così ampio di cittadini e un disinteresse da parte della storiografia. Per rendersene conto basta considerare il fatto che nelle 30 trasmissioni televisive segnate da Auditel più viste della storia della televisione italiana dal 54 a oggi, tutte e 30 siano partite di calcio. Le ragioni di questo disinteresse sono varie, in parte legate alla difficile accessibilità di alcuni archivi, primo tra tutti quello della FIGC, che non è stato conservato almeno nella parte antecedente rispetto al 1945, ma il calcio sconta soprattutto la fama di essere una pratica, diciamo così, culturale poco nobile e un oggetto di studio eccessivamente popolare. In realtà l'obiettivo di questo panel è proprio quello di mostrare come invece il calcio sia uno degli ambiti privilegiati nei quali politica, economia, media e cultura di massa si incontrino e creano una interazione fatta di condizionamenti, sconfinamenti, strumentalizzazioni e passioni che interrogano la storia. Sin dalla prima Coppa del Mondo, per intenderci 1930, la politica giocò un ruolo sin dalla fase di assegnazione. Venne assegnata all'Uruguay perché l'allora presidente Juan Campiste Guy voleva celebrare i 100 anni dell'indipendenza e della Costituzione di quel paese. E le sovrapposizioni tra politica, sport e in particolare il calcio sono molteplici. Si arriva all'oggi, mi limito a citare un esempio, quello delle varie società sportive italiane che lamentano e hanno invocato la revisione di alcuni titoli, di alcuni scudetti, in alcuni casi risalenti a oltre un secolo fa, il primo è quello del 1915 reclamato dalla Lazio, e per ovviare alle quali la Federazione Italiana Gioco Calcio ha istituito una commissione che dovrà valutare appunto caso per caso queste richieste di revoca. Il grande punto che interroga da questo punto di vista noi come storici è il fatto che alcune di queste contestazioni avvengano sulla base di supposizioni, voci, in nessun modo accompagnate da documenti, fonti d'archivio, cioè si utilizza, per intendere, la storia come elemento di legittimazione del presente in molti casi, ma senza far fronte, senza utilizzare i mestieri e i metodi propri dello storico. Ecco, all'interno del nostro panel noi ci proponiamo di ricostruire aspetti specifici della storia del calcio italiano. In particolare Enrico Landoni analizzerà la storia del movimento arbitrale italiano, sottolineando le aree di sovrapposizione anche con il calcio internazionale.
Nicola Sbetti tratterà della nascita della FIGC, o meglio della rinascita della FIGC all'indomani del 46, analizzando le continuità e le discontinuità rispetto all'era fascista. Alberto Molinari affronterà il tema dell'Associazione Italiana Calciatori e le trasformazioni del calcio italiano tra anni 60 e anni 70, e infine Gianni Sinei affronterà il tema del tifo, della stampa e del calcio violento in prospettiva comparata tra Italia e Inghilterra tra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 80. Questo panel vuole essere il punto d'avvio di un percorso che proseguirà nel corso del 2020 attraverso i seminari Sisco, che vedranno impegnate quattro università italiane proprio sul tema specifico della storia del calcio.